Meraviglioso Spirito Santo, ti vogliamo dare il benvenuto, tu che sei Dio sulla terra, tu che prendi quello che è del Padre e lo dai a noi, tu che ci ricordi quello che Dio è venuto a fare e ci spieghi quando non comprendiamo. Se siamo alla presenza di Dio è grazie a te, Spirito Santo, il Paracleto, il Consolatore, colui che intercede per noi, colui che ci guida, colui che ci parla. L'esperienza più grande che può fare un uomo è ricevere Dio, il Signore, il Creatore, nella propria vita. Quando tu hai ricevuto lo Spirito Santo, hai tutto quello che ti serve. Se guardi la carne, è chiaro, fallisci, ma se guardi e ascolti lo Spirito Santo, allora vinci. Allora hai la soluzione, perché quella soluzione viene da Dio, perché l'incoraggiamento viene da Dio. Per questo, Signore, ora che sulla terra si ricorda principalmente quel giorno, noi ti vogliamo ricordare ogni giorno. Grazie che per noi hai reso la Pasqua quotidiana. Ogni giorno che vediamo qualcuno che accetta Gesù, che riceve lo Spirito Santo, noi lo colleghiamo a quella Pasqua, al tuo sacrificio, alla tua venuta. Per questo ti vogliamo lodare e ringraziare ancora per questa chiesa, per questa assemblea, per ognuno di noi che viene qui in rappresentanza della propria risposta. Siamo qui per rispondere a te, Signore. Siamo qui per creare quel corpo che tu hai creato col tuo sacrificio. Per questo vogliamo benedirti e riceverti, e ricevere la tua parola e condividere il tuo sacrificio tra di noi oggi nel nome di Gesù. Grazie Padre. Amen. State tutti seduti. Vogliamo sentire alcune testimonianze. Sappiamo che i ragazzi sono andati al loro ritiro. Ah sì, collegatevi, così chi non è potuto venire collegandosi a voi vedrà la diretta. Ok, i giovani che sono andati a ritiro, prego, venite a raccontare la vostra esperienza. Che squadra. Chi è che ride? Microfono, prova microfono. Prova, sì. Avete preparato la scenetta, che state tutti così? La canzone. La canzone. Allora, il mio gruppo, come avete visto, è abbastanza unito. Abbiamo... La tematica era riflettiti. Abbiamo riflettuto? Riflessuto? Vabbè, il versetto era quello di Seconda Corinzi 3:18. Però la cosa principale che abbiamo visto, come Mosè andò sul monte, noi siamo andati, diciamo, sulla montagna, quasi sul monte, è scese con una luce, una pelle raggiante. Abbiamo detto che non aveva utilizzato una crema particolare, ma era rimasto alla presenza di Dio. Quindi quello che abbiamo passato questi giorni è qualcosa di meraviglioso. Come sapete benissimo, il ritiro è meraviglioso, perché c'è Dio, è solo Dio, non c'è telefono, perché lì
non prende, grazie a Dio non prendeva proprio. Volevo ringraziare loro perché hanno reso, come posso dire, hanno fatto realizzare questo incontro, perché se non c'erano i partecipanti l'incontro, diciamo, era io, diciamo, ci si incontrava. Ovviamente molti sono mancati per ragioni che non sto qui a spiegare. E ovviamente mi dispiace, ma la cosa che ora passo la parola a loro perché ho parlato parecchio questi giorni. No, chi vuole? Io non Esther viene a selezionare chi deve parlare. Spingo, dato che come avevo già detto 6 mesi fa, sprono ai genitori, vabbè, quest'anno molti erano ancora piccoli, saranno piccoli pure l'anno prossimo per i 15 anni, però chi magari è più grande, ora se mettete un euro al giorno diventerete ricchi fino al prossimo ritiro, potete finanziare pure il ritiro per i vostri amici, le vostre famiglie, però quello che abbiamo visto veramente che fa la differenza è il cuore, sia per la partecipazione, ma nonostante anche stare lì, se tu hai il cuore che riflette la presenza di Dio, riflette quello che è la sua chiamata, le cose cambiano, le circostanze cambiano, cioè nel senso cambiano come tu le vedi, perché noi siamo scesi dalla montagna, c'era la nebbia e tutto, la neve, la nebbia, tutto, la grandine, quindi le circostanze, diciamo, non erano delle ottime, anzi. Quindi invoglio tutti per il prossimo ritiro, l'anno prossimo, già siamo avanti, quindi passo la parola a Titti. Eravamo 4 maschi, quindi pochi, ma buoni. Quindi uno già ha parlato domenica scorsa e ha parlato troppo, quindi evitiamo. Quindi Franco, no? E poi facciamo parlare Antonio. Buonasera a tutti, come ha detto Giosuè, avevo molte battaglie nella mia mente prima di andare a questo ritiro, vedendo anche le condizioni climatiche, c'è la neve, dove vai con la bambina, la mia madre stessa la prima, dove vai con la bambina al freddo, là fa molto freddo, ho detto con mia moglie andiamo, siamo andati là, ovviamente condizioni climatiche, neve, faceva freddo. Però la cosa bella è che Dio comunque mi ha fatto riflettere, ho visto che staccando la spina, cioè staccando la presa e stare sempre alla sua presenza è una cosa di meraviglioso. Anche l'anno scorso l'ho provato e quest'anno ho avuto ancora di più la conferma, quindi è una cosa molto bella e invito gli altri veramente a farla perché è molto bello. Grazie. Dai, Giosuè, decidi. Tutto. Allora, sono andata là che, vabbè, mi sono battezzata la domenica scorsa, quindi sono andata là per migliorare, per poter crescere, per poter capire cosa dover cambiare ancora, per poter capire cosa dover migliorare e poter essere perfetta agli occhi di Dio, che già noi siamo perfetti agli occhi di Dio. Abbiamo capito tantissime cose e abbiamo capito che tutto forma, tutto serve e tutto ci fa essere meravigliosi, tutto riflette quello che è la parola di Dio se veramente ci credi. Felice. Per piacere. Niente, è stata un'esperienza unica perché abbiamo detto che questo è l'anno della doppia unzione, no? E quando noi vogliamo ricevere la doppia unzione sulla nostra vita, ci dobbiamo alzare le maniche. E per alzarci le maniche dobbiamo stare continuamente alla presenza di Dio. Questo è stato un bellissimo momento davanti alla sua presenza. Lui ha parlato tantissimo, ci ha dato certezze, rivelazioni. E quindi invito a tutti coloro che
vogliono ricevere la doppia unzione, di soffermarsi tutti i giorni davanti alla presenza di Dio, di poter fare anche dei piccoli sacrifici. Franco, dov'è Franco? Non ha un lavoro, non aveva niente, ha iniziato a mettere i soldi da parte più o meno 6 mesi fa pur di poter esserci a questo ritiro. Quindi la priorità è Dio sempre per ricevere la doppia unzione. Volevo giusto aggiungere un paio sono troppo. E innanzitutto che tutta la Chiesa sappia che quando si organizzano queste cose non è andare e fare la gita, cioè per noi non è stata una gita, è stato un vero e proprio ritiro spirituale, quindi c'è stata una preparazione di digiuno, di preghiera, alcuni di loro hanno portato un messaggio, quindi si sono formati nella predicazione, nella rivelazione personale, nel potersi non solo portare un messaggio, ma portare un messaggio che fosse in sintonia con gli altri messaggi. E quindi si vede quando un messaggio è ispirato, perché pur avendolo preparato ognuno nelle proprie case, Dio ha creato un anello di congiunzione con ciascuno di noi e siamo stati benedetti da questo. Volevo innanzitutto ringraziare la destra e la sinistra del padre Giuseppe e Franco, che si sono adoperati 100 volte più di noi per preparare questo ritiro, e anche Rosy nelle grafiche, nelle foto, era mai la nostra paparazza, cioè ovunque arrivava lei. Ma una cosa è arrivata prima di tutti e di noi, che ha preparato la strada, era lo Spirito Santo, si sentiva davvero la presenza di Dio, non importa in quanti siamo, importa con chi siamo. E credo che Dio farà ancora di più con chi vuole lavorare per Dio. Io credo che per i ritiri o per qualsiasi altra cosa, nel regno di Dio ci sono milioni di motivi per non farne parte. Ogni giorno cercheremo o qualcosa, ci sarà qualcosa per non esserci, ma c'è un solo motivo che ci farà essere presente, è la gratitudine a Dio. Quando noi siamo grati a Dio, noi lasciamo qualsiasi cosa per essere dove Lui è, e basta sapere che Lui c'è e vale sicuramente la pena esserci. Dio vi benedica. Un applauso alla prossima chiesa, alla prossima generazione. Amen. Bambini, potete andare da quella parte. Chiaro che a Pasqua si può parlare di tante cose, ma vogliamo rimanere nel contesto di quello che è il motivo di questa festa, no? La Pasqua. Allora, prima di tutto, sappiamo tutti che essenzialmente, principalmente, era un commemorare ciò che ricordava agli israeliti la liberazione dall'Egitto. Quindi la Pasqua non nasce con Gesù, ma c'era già prima e veniva fatta per ricordarsi il passaggio dalla schiavitù alla nuova vita, ok? Alla terra promessa, e è stata istituita per quello. Era anche il prototipo del Messia, di quello che avrebbe fatto il Messia per il suo popolo, cioè una preannunciava, no? Era una liberazione dalla condanna di morte, quindi dalla schiavitù, ma anche dalla liberazione, dalla condanna di morte che viene dal peccato. Questo è la Pasqua, passare, no? Veniva tolta di mezzo quello che era la condanna. Gesù è venuto per togliere la condanna. Immaginate il popolo di Israele 400 anni schiavo, e quando è stato liberato ha potuto vedere l'effetto. Quindi ogni persona, quando conosce Gesù e riceve Gesù, sta sperimentando la Pasqua. Cioè, fino a quel momento la condanna
le tenebre, la schiavitù, sono nella vita della gente. La gente non pensa, ma il peccato, qualunque esso sia, rende schiavo. Quando tu stai peccando e non conosci Gesù, e non ti penti e non ti liberi, quel peccato ti tiene legato per tutta la vita. Sembra che tu vedi la realtà, ma in realtà tu non vedi la realtà. Vedi tutto attraverso una lente colorata, no? È come se pensi di essere libero, ma poi come cerchi di avvicinarti, ti senti che qualcosa ti blocca. La tua vita, metti delle mete e non le raggiungi. Metti delle aspettative e non ci arrivano. Speri che domani sia il giorno della felicità e non arriva. Questa è la schiavitù del peccato. Solo quando tu accetti Gesù, all'improvviso, anche quelle catene che sembrano invisibili smettono. Ecco perché tanta gente, come conosce e riceve Gesù, la prima sensazione qual è? Di pace. Ho dormito, mi sento meglio, sono più tranquillo, ho pace dentro di me. Perché? Perché quando conosci Gesù, conosci il tuo liberatore. L'uomo non può fare nulla. Ci hanno portato avanti per secoli, no? Che chi ci doveva parlare di Cristo? Tramite un segno di croce, un'acqua santa, un po' d'olio buttato, una preghiera ripetuta, una visita in un luogo, venivi liberato. Invece non è così, no? L'abbiamo sperimentato. Solo quando ci siamo fermati, abbiamo guardato chi è Gesù, abbiamo capito che la nostra sofferenza veniva dalla mancanza della presenza di Gesù, quando l'abbiamo accettato, lì si sono rotte le catene invisibili. Per chi ha sofferto di ansietà, depressione, no? Quel giorno che smette, in quell'istante, ti sembra di nascere per la prima volta, perché ti rendi conto che in un attimo, è come per il cieco che per anni non ha mai visto e poi all'improvviso vede. No? Potete vedere magari anche quei video di quelle persone, anche quei bambini che non hanno l'udito, no? Poi gli montano questa cosa elettronica e all'improvviso gli collegano il circuito e sentono la voce della mamma e sentono la voce e sentono i rumori. Questa meraviglia, questo rimanere allibiti, no? Stupefatti. Questo è l'effetto che fa la Pasqua nei cristiani. Quindi oggi è un giorno importante. Ma domani è importante, ieri è importante, la settimana scorsa era importante. Perché? Perché ogni volta che siamo qui insieme, senza peccato, quindi senza separazione né fisica né mentale né emotiva, noi stiamo glorificando il nostro Dio. E questo è il difficile, no? Perché la gente, la carne vuole sempre giustificare il malcontento, l'essere negativo, la colpa è sempre degli altri. Ma non è Dio che parla così, è la carne. Quando invece noi conosciamo Gesù, diciamo, mia culpa, ok? Io ho bisogno di te. Non loro hanno bisogno di te, ma io ho bisogno di te. Io perdono, io ti cerco, io ti voglio, amen? Quando tu sai quanto vale Dio, tu lo vuoi. Vi ricordate? Ho trovato questa foto. Guardate quanto è alto il Tempio. E questo tessuto, vedete? Dimostra che è stato, come dice, rotto da sopra verso giù. Immaginalo chiuso, dove nessuno, solo il sommo sacerdote, non tutti i sacerdoti, una volta all'anno poteva andare da quell'altra parte. E questo per indicare ciò che separa l'uomo da Dio. Avete visto, no? Quando in chiesa si accende l'incenso, e si fanno quelle, vi siete mai chiesti che cosa vuol dire, perché lo fanno? Quell'incenso è l'odore che stava e si metteva dall'altra parte della tenda, perché l'odore dell'incenso doveva essere così pieno, così saturo, che non si doveva sentire l'odore della carne, cioè dell'uomo, perché l'uomo non può stare alla presenza di Dio. Quindi questo veniva fatto per questo. Ok? Ecco perché poi la Chiesa Cattolica ha portato avanti i vestiti, l'incenso, l'altare. Ma la realtà, vedete, è arrivato Gesù, già aveva buttato fuori le persone dall'altra parte, no? Cambiavalute, venditore di colombe, eccetera. Poi quando è morto, ha finito di aprire il Tempio, no?
ha squarciato il velo e ha fatto, come per dire, adesso si adopera molto fare ambiente unico nelle case, no? E Gesù ha fatto ambiente unico, ci ha messo direttamente in comunione con lo Spirito Santo, con il Paradiso. Non hai più bisogno di nessun mediatore, e questa è la cosa bella. Finalmente essere cristiani vuol dire che noi non abbiamo più bisogno del sacerdote, ma possiamo andare direttamente alla presenza di Dio. Qui, a casa, in qualsiasi posto, tutti fermi a pregare, in quel momento noi siamo alla presenza di Dio. Abbiamo fatto quel canto, tu apri, tu hai squarciato i cieli, no, hai aperto i cieli per me. È vero. Se tu adesso preghi e poi dare a Dio la tua preghiera e Lui può ascoltarti o può ricevere l'aiuto di Dio, è perché Lui ha aperto i cieli. Come? Facendo entrare Gesù e aprendo i cieli. E li ha lasciati aperti perché poi ha mandato lo Spirito Santo. È meraviglioso. È un onore essere cristiani. Gli altri possono non capirti. Vedi, tu non devi essere cristiano per fare piacere agli altri. Tu non devi essere cristiano perché siamo in Italia. Tu devi essere cristiano perché hai capito chi è Gesù e quanto vale per te, e quindi sai che nessuno ti capirà, nessuno ti potrà aiutare, ma Lui sì. Anche se tutti saranno contro di te, ma Gesù è con te, tu puoi cambiare la storia della tua vita. La Pasqua è una delle principali feste degli ebrei, che si commemorava la notte in cui il Signore passò. Pasqua vuol dire Pashak, che vuol dire passaggio, no? Quindi Gesù passava dalla vita alla morte, ma passava anche la libertà, passaggio, andare oltre, oltre il velo, oltre la morte. E questo noi festeggiamo, no? Anche noi, quando accettiamo Gesù, quando crediamo in Lui, noi decidiamo di passare oltre. Passare oltre alle leggi della fisica, al parere della gente, alla tradizione, al peccato. Tutto ciò che potrebbe essere impossibile, quando noi crediamo in Gesù, noi possiamo passare oltre. Tu puoi passare oltre. E non è un biglietto per due. Ciascuno di noi deve passare oltre da solo. Perché Dio dice, ti sia fatto secondo la tua fede, no? Passare oltre viene dalla parola della Pasqua, che è stata istituita quando ci fu la morte dei primogeniti. Ecco perché la Pasqua, ecco perché passare oltre. Veniva messo il sangue dell'agnello sugli architravi e sugli stipidi, affinché l'angelo della morte che passava per uccidere i primogeniti, ma anche degli animali, quando vedeva il sangue, passava oltre. Ecco la Pasqua. Quando tu credi in Cristo, la condanna del peccato, perché avevano disubbidito, perché si erano messi contro, doveva passare l'angelo della morte e uccidere. Ma quando noi mostriamo al diavolo, quando noi mostriamo alla morte il sangue dell'agnello, tu sei protetto, lui va oltre. Ecco cosa vuol dire essere cristiani. Sapere che Dio ha pagato un prezzo perché tutto ciò che è malefico, tutto ciò che è negativo, tutto ciò che è la condanna del peccato va oltre. Ecco cosa vuol dire far diventare i nostri figli cristiani. Credere in Dio. Tu gli stai assicurando il futuro. Gli stai dicendo, figlio mio, credi in Gesù perché la morte con te passerà oltre. Perché la condanna del peccato passerà oltre, no? La maledizione generazionale passerà oltre. Le cose genetiche ereditarie passeranno oltre. Perché? Perché il sangue dell'agnello si mette tra te e la maledizione. Ecco chi è Gesù, no? Colui che ha pagato il prezzo nel giorno di Pasqua, che è una festa che esisteva, ma proprio per rafforzare, no? La Pasqua era il passaggio dell'angelo della morte oltre, ma era anche il passaggio della libertà dalla schiavitù alla terra promessa, e Gesù, quella era per gli ebrei, e Gesù ha pagato il prezzo per tutti, anche noi che non siamo ebrei. È detta anche la festa degli azimi, il pane dove non ci doveva essere lievito,
perché durante la sua celebrazione non si poteva né mangiare né conservare il pane o qualsiasi cibo lievitato. L'unico lievito doveva essere Gesù. Ecco perché in quella settimana era vietato avere qualsiasi forma di lievito. Ecco perché, e loro fanno per una settimana, mangiano questo pane, che stasera l'ho portato per la Santa Cena, senza lievito, proprio perché non c'è, l'unica cosa che deve lievitare dentro di noi deve essere Gesù. Al di fuori di Gesù, come dice, che il peccato è come il lievito, se lo lasci dentro aumenta, si sviluppa, no? La parola Pasqua fu usata anche in seguito per indicare l'uccisione dell'agnello durante la festa, no? In Prima Corinzi 5:7 dice: togliete via dunque il vecchio lievito affinché siate una nuova pasta, e come ben siete senza lievito, la nostra Pasqua infatti, cioè Cristo, è stata immolata per noi, sacrificata per noi, no? O in Giovanni 1:29 dice: il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ecco, là si metteva il sangue dell'agnello, doveva essere mangiato nelle 48 ore, entro i due giorni doveva essere finito, ma il sangue veniva messo sugli architravi, sugli stipidi, perché quando passava l'angelo della morte vedeva il sangue dell'agnello, un agnello senza difetto, senza macchia, e allora l'angelo della morte non poteva toccare. Quindi quando noi accettiamo Gesù, le conseguenze del peccato, il peccato, la maledizione, si fermano. Perché? Perché tu hai accettato Gesù, perché credi in Lui. Allora è lì che tu rendi vivo, efficace, il sangue dell'agnello. Amen? Ecco perché Lui è venuto a morire per i nostri peccati. È stato ucciso. La gente si commuove, no, quando vede gli agnelli adesso a Pasqua, non lo mangio. Non è che mangiandolo vai in paradiso, non è che dice adesso... Però a Pasqua l'agnello, se ti piace lo mangi, se non ti piace non lo mangi, ma non è quello che ti fa salvare. Però ricorda che cosa? Che Gesù si è sostituito a tutti gli agnelli. Prima era per la legge e solo per certi peccati. Gesù è entrato una volta e per tutti dentro all'altare, dentro al sacrificio, per ognuno di noi. Ed è quello che noi riceviamo stasera, che abbiamo ricevuto nel giorno in cui ci siamo convertiti. Ma lo ha fatto una volta 2000 anni fa. Vedete, il calendario segna, coincide, riparte da zero dalla venuta di Gesù Cristo. Da quel momento è iniziata la grazia, non più per ubbidienza alla legge, ma per grazia, che poi dopo certamente ricevi il perdono. Mi metti la foto del Tempio? Ok. Ora, sappiamo tutti che Gesù è venuto, poteva salvarsi, chiamava gli angeli, ma lui ha bevuto il calice fino alla fine, perché lui sapeva per cosa. Molta gente dice: Gesù non avrebbe voluto morire o non sapeva. Non è affatto vero. Lui sapeva esattamente che era venuto per morire. Ma in un certo senso anche noi sappiamo che una volta che diventiamo cristiani, noi dobbiamo essere pronti a morire per lui. Questa è la differenza. Se vuoi essere un cristiano, devi morire. Se non vuoi essere un cristiano, continua a fare la tua vita. Ma anche noi dobbiamo morire. Se siamo discepoli di Gesù Cristo, se noi parliamo il nostro Gesù, la nostra Pasqua, non è la preghiera, la colomba, l'ovetto, l'agnello, no? Il panettone. Non è quello. È io credo in Gesù e voglio seguire Gesù. Ok? Invece noi, purtroppo, stiamo pensando che Gesù... Ma sì, alla fine è buono, perdona tutti, no? Ma figurati se Gesù alla fine separa le persone, sono creature sue, non vanno all'inferno?
Se Gesù l'ha creato l'inferno, vuol dire che ci manderà qualcuno. Ok? Non è solo questione del diavolo, è tutte le persone che lo rifiutano. Allora, sappiamo che lui è arrivato lì, l'hanno anche barattato con Barabba, volete libero Barabba o Gesù? E siccome è stato istigato dagli ebrei a liberare Barabba, Pilato ha dovuto ucciderlo. Anche se lui si è lavato le mani, tanta gente dice, ma non l'ho ucciso io. Ma tu eri testimone e se voleva, poteva impedirlo. Quindi, tanta gente dice, vabbè, mica ha parlato con me, sì, sapevo, ma no. Il cristiano deve essere testimone vivente, ok? Lui se ne è lavato le mani, l'ha consegnato e da lì sappiamo, no, che l'hanno bastonato, picchiato, denudato, messo una corona di spine, no? Gli hanno dato un'asta, l'hanno fatto camminare, portare la croce, l'hanno poi messo su quella croce e gli hanno provato anche a dare da bere l'aceto con il fiele, ma lui niente. Solo quando a un certo punto lascia il suo spirito, in Matteo 27, dal versetto 50, chiaramente lo insultano dicendo, se tu sei figlio di Dio salvati, scendi giù, tu salvavi gli altri, adesso non puoi salvare te, tu hai detto che distruggevi il tempio e in 3 giorni lo rifacevi. No, hanno preso tutto quello per attaccarlo, gli apostoli lo hanno abbandonato. Ecco perché, se noi ci pensiamo, mentre trovate Matteo 27,50, voi sapete in Isaia 53 racconta quello che sarebbe successo a Gesù, no? Uomo del dolore, e per le sue lividure, c'era talmente livido che non si riconosceva, ma quelle lividure ci hanno guarito, la morte ci ha perdonato. E dice, Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spaccarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. E usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di Gesù, entrarono nella città e apparvero a molti. Ora, nello stesso momento in cui Gesù è morto, si è squarciato il velo. Guardate, questo è il Tempio, luogo santissimo, luogo santo, il cortile, e questo è il Golgota, fuori dalle mura della città. Chiamato Golgota vuol dire teschio, io sono andato a vedere, adesso non si vede molto perché poi i palestinesi, sapendo che era luogo o comunque oggetto di... come dire, di visitazione, no? Importante per i cristiani, dove ricordava questo, hanno cercato di rovinarlo, ma si vedono ancora la forma dei 2 buchi grandi, ecco perché è chiamato Golgota, perché è una sporgenza, una montagnetta di fronte a questa strada, tu lo vedi che poi è recintato, e loro gli hanno fatto il parcheggio dei pullman sopra, però il muro da questa parte, ci sono le 2 buche e una linea trasversale che sembra proprio la forma di un teschio. Lì sopra, ecco perché è chiamato Golgota, è stata messa la croce, si trova là. In linea d'area, più o meno, sono 600 metri. Sono 600 metri dal Tempio. Ora, mentre Gesù moriva qui e moriva lì, qua, qui, c'era il velo, quello che vi ho fatto vedere, e si è squarciato da sopra verso giù, un telo di oltre 12-15 metri. Proprio per indicare l'intervento dall'alto, divino, perché da quel momento, stava dicendo Gesù, non avete più bisogno dei sacerdoti, perché adesso io vi rendo sacerdoti. No? Allora in Corinzi da quel momento comincia a parlare che il nostro corpo diventa il tempio dello Spirito Santo. Ecco perché è importante che ogni cristiano abbia lo Spirito Santo, senta lo Spirito Santo, adoperi questi benedetti doni dello Spirito Santo. La doppia unzione quest'anno si basa sull'adoperare lo Spirito Santo, ok? Se noi non lo adoperiamo, stiamo dicendo, Signore, io non credo che tu hai mandato qualcosa che mi serve, non credo che sia potente, e non sai neanche, e se non lo adoperi,
Dice, ma io non ne ho bisogno. Ma ricordati che i doni sono stati dati per gli altri, per l'edificazione, per aiutare i credenti, per manifestare il regno di Dio. Amen. Quindi non è un optional, non è un se vuoi, è un obbligo. Andate, liberate, guarite, predicate il Vangelo. Ma senza lo Spirito Santo noi non possiamo fare nulla. Siamo come eravamo prima, cristiani di allora, senza unzione. Adesso, anche se hai la conoscenza, conosci più la parola di Dio, non fa la differenza. Paolo cosa diceva? Io non predico un Vangelo di solo parola, ma di parola e potenza, ok? Quindi Gesù, Dio, ha voluto che mentre da un lato moriva suo figlio e di là fino a quel momento i sacerdoti se la credevano, tra l'altro, credetemi, l'arca dell'alleanza è stata rubata anni e anni prima. Quindi là dietro, dietro al velo, mi rimetti il velo per favore, se stai dentro? Ecco, dietro a quel velo ci doveva essere l'arca dell'alleanza, no? Con una luce che era divina, nessuno, non c'era una luce fatta da fuoco o da persone, ma deve esserci la presenza di Dio, era una luce, e c'era fin quando c'era Davide e i vari sacerdoti. Ma quando poi fu presa e portata via l'arca, poi è stata persa. Ma loro hanno portato, ecco, guardate, quando poco prima, se voi leggete il versetto, il capitolo 25, mi sembra 26, continua a dire ciechi, ipocriti e farisei, lo dice nello stesso capitolo, o sei o sette volte, dice la stessa cosa, più altre volte ciechi e farisei, e li sta bastonando Gesù, sta bastonando proprio gli ebrei, perché da questa parte non c'era più la presenza di Dio. Ma loro celebravano ancora come se ci fosse. E io penso che sia perché da quel momento voleva arrivare a tutti, perché loro l'hanno rifiutato, ma anche per dimostrare a loro, ecco i sacerdoti si spaventano perché nessuno poteva entrare, quindi se tu entravi dentro la presenza di Dio ti uccideva, perché solo il sommo sacerdote poteva andare. In realtà io penso che stava togliendo anche la loro ipocrisia. Cosa mi celebrate a fare? Che non c'è più l'arca dell'alleanza, non c'è più la presenza di Dio. Ok? Ecco cosa è venuto a fare Gesù. È venuto a mostrare la verità. Ecco perché ha detto, voi senza di me non potete fare nulla. E quindi stava dimostrando che quel velo è il velo che forse non c'è più nel Tempio, ma è sugli occhi di tutte le persone che non conoscono veramente Gesù. Le persone che rifiutano Gesù, le persone che rifiutano di seguire Gesù, di ubbidire alla parola di Dio, hanno un velo. I tuoi no, i miei no, ogni volta che diciamo no al Signore, sapendo che è giusto farlo, stiamo dicendo che cosa? Io non ti vedo, io ho qualcosa davanti che mi impedisce, perché se tu lo vedessi, Signore, se tu fossi stato liberato, tu vorresti stare del continuo alla presenza di Dio. No? Quindi il velo del peccato, il velo della tristezza, il velo di qualsiasi cosa ci impedisce di essere dei buoni cristiani. Ma se noi accettiamo Gesù, allora qualsiasi cosa nella nostra vita se ne va. Ecco cosa devi fare. Accetta Gesù che è morto per te e allora quel velo non ti separerà più. Tanta gente quando prega, ma non so se il Signore, non so se per me... Ecco, non so se, questo è un velo. Gesù è morto perché tu avessi le certezze, il sì e l'amen. Tu non devi seguire una religione, tu devi seguire Gesù, devi seguire la sua parola, devi permettere che quello che... Perché purtroppo chi non conosce Gesù, non è nato di nuovo, non si è battezzato, purtroppo non è in comunione con Dio. Perché la nuova nascita deve seguire quei passi. In Ebrei 10:19 è quello che Gesù ha fatto, dice Ebrei 10:19, avendo dunque fratelli libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne,
E avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Vedete? Avendo un sommo sacerdote che ha aperto una strada, allora anche noi adesso abbiamo la libertà di entrare in questo luogo. Qua dove ci entrava solo il sacerdote, il sommo sacerdote, adesso noi, quando preghiamo, quando accettiamo Gesù, in questo momento non stiamo in un luogo fatto di mattoni, ma spiritualmente noi stiamo entrando dove Gesù è. Questa è la differenza. Quando tu credi, quando tu ubbidisci, dove ti trovi, in realtà stai entrando alla presenza di Dio, dove solo il sacerdote. Non è perché uno invoca Gesù, o è qui, o fa una preghiera, è nel luogo santissimo, no? Vi ricordate quando Mosè è andato verso il, come si chiama? Il roveto ardente, no? Cosa dice? Luogo santo, togliti i sandali, perché è terra santa, giusto? Ecco, adesso noi, quando crediamo in Gesù, entriamo nel luogo santissimo. Se noi siamo riuniti qui e siamo sinceri e Dio è qui, questo luogo è santo, perché è reso santo dalla presenza di Dio. Ma non è che noi andiamo via e il luogo rimane santo, ok? Il luogo è santo perché ci siamo noi che in intimità, in comunione con lo Spirito Santo, rendiamo il luogo santo. Ecco perché allora dobbiamo venire con rispetto, con umiltà, perché quando tu non rispetti o non ami il fratello, tu non stai rispettando colui che abita in quel fratello. Tu non stai vedendo quello che Dio sta facendo in quella vita. Tu non stai dando valore a quelle persone per cui Gesù è morto. Noi tante volte facciamo differenze, no? Giudichiamo, critichiamo, ma tu non sei morto per quella persona, non ti devi mai permettere, ok? Noi, tu devi solo giudicare te stesso e dire: io sto andando bene, mi sto comportando bene, amo il Signore, sono pieno dello Spirito Santo, perché questo ti salva. Non è che vai davanti a Dio, vi ricordate quando facciamo l'evangelizzazione? Se noi ci confrontiamo tra di noi, tu sei meglio di me, io sono meglio di te, ma il problema è che noi ci dobbiamo confrontare con Gesù. Guardate che quando noi ci confrontiamo, ed è l'unico paragone che possiamo fare, non possiamo, ma quelli di fuori? Non è quello il paragone. Se no abbassiamo lo standard, ecco perché tanta gente si trova sempre più giù. Se tu ti trovi con gente che neanche crede in Cristo, e che, come si dice, nei paesi dei ceccati, chi ha un occhio fa re. No? Vi ricordate? Si dice anche da voi così? Quindi, allora, tutti sono ciechi, tutti solo perché hai letto qualche capitolo o preghi, ah, io sono spirituale. Non è così. Assolutamente. Davanti a Dio siamo tutti uguali. Gesù è morto per ognuno di noi. E noi dobbiamo vivere questa esperienza, questa con gratitudine, sapendo che noi possiamo entrare nel luogo santo. Per noi Pasqua è qualcosa che ci riporta ancora di più a dare valore a quello, alla Pasqua che è successa nel giorno in cui abbiamo conosciuto Gesù, perché quel giorno era la tua Pasqua, conoscere Gesù. E quando tu porti uno al Signore, in realtà stai dando il significato e la risposta a quel sacrificio che Lui ha fatto, no? In Giovanni 17,3 dice: questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Vedete, finché Gesù non aveva pagato il prezzo per il nostro peccato sulla croce, non c'era questa meravigliosa possibilità della presenza di Dio. Finché Gesù non ha pagato il prezzo, tutti, ma prova a immaginare, noi 2000 anni fa, anche se volevi credere in Dio, non potevi avere questa cosa, questa grazia, no? Dovevi fare tante cose, se sbagliavi in una eri tagliato fuori, quindi non c'era possibilità. Invece la venuta di Gesù ha reso possibile a tutti, anche a me, anche a te, la possibilità di essere salvato, di entrare nella grazia di Dio. E lì quando tu fai la tua preghiera,
Questo devi ringraziare. Signore, grazie, perché oggi io sono salvato, io sono un tuo sacerdote, io sono alla tua presenza. Se tu vuoi, adesso tu sei alla presenza di Dio, puoi entrare alla presenza di Dio. Ma da quel momento fu aperta una via a Dio per mezzo di Cristo, per manifestare tutto questo al mondo. Dio ha squarciato la cortina del Tempio che rappresentava il fatto che gli uomini non potevano entrare alla presenza di Dio da soli. Se Gesù non fosse venuto, noi non potevamo salvarci. Adamo ed Eva hanno peccato e hanno dimostrato, e tutto il mondo dopo ha dimostrato, che non è stato capace da solo di liberarsi dai suoi peccati. Ecco perché quando troviamo qualcuno dice: ma io sto peccando. Amen! L'importante è che tu lo confessi, perché Dio ti libera dal peccato, amen? Non sei tu. Perché se tu riesci a smettere di peccare da solo, non c'è bisogno di Dio, no? Non puoi pagartelo, devi solo accettare Gesù. Quando tu accetti Gesù, il peccato va via. Fin quando Gesù non ha il primo posto, il peccato sarà sempre una montagna, sarà sempre il velo chiuso, sarà sempre la catena che non ti permetterà mai di vincere, di essere positivo, di cambiare vita. Se tu vuoi cambiare vita, se tu vuoi cominciare a vivere, a gioire, a salvarti, a vedere la potenza di Dio, no, mi è piaciuto che i ragazzi hanno detto: abbiamo vissuto una presenza forte dello Spirito Santo. Volevo essere anch'io lì. È così bello veramente staccare la spina e stare 48 ore a leggere, a pregare, dove non c'è niente, dove ti alzi la mattina e preghi, mangi, sei con le persone, ti condividi la parola, ascolti le conferme da altri e vedi che Dio sta parlando a tutti, e se lì incominci a pregare, a ministrare la potenza, si può tagliare a fette la presenza di Dio. Possiamo farlo anche qui, ma dobbiamo venire carichi già da casa, dobbiamo lasciare fuori dalla porta tutto ciò che è peccato, no? Affinché possiamo dire: Signore, guidaci. È come se tu sei abituato a guidare, in realtà ti siedi a fianco, gli dai il volante a Gesù e dici: ok, guida tu. Io non ti devo dire dove dobbiamo andare, non voglio dirti quanto tempo dobbiamo metterci, veditela tu. Questa è l'esperienza più bella che possiamo fare. La Pasqua vuol dire anche giustizia divina. Perché nel momento in cui è arrivato Gesù, ha dichiarato dentro o fuori. Quelli che l'hanno condannato sono fuori, quelli che l'hanno accettato vengono salvati. Ecco cos'è la Pasqua. Lui ha accettato di morire per noi, noi dobbiamo accettare Gesù che è morto per noi, per la nostra vita. Vedete, poco più avanti, e poi passiamo a fare la cena del Signore, poco più avanti c'è la storia delle 10 vergini, no? Che dice che c'erano 10 vergini che si erano preparate all'incontro con Gesù, con lo sposo, e siccome tardava, 5 non avevano abbastanza olio e hanno chiesto alle altre 5: ci date un po' del vostro olio? E le altre 5 dice: no, perché se fa tardi non, rischiamo che non basta né a noi né a voi, ma andatevelo a comprare. Se fate in tempo. Ora che è successo? Che Gesù è tornato mentre quelle altre 5 erano ancora fuori, quindi lo sposo e queste 5 sono entrate in casa e hanno chiuso la porta. Le altre 5 sono arrivate, che avevano comprato l'olio, sono andate a bussare e hanno detto: Gesù, Gesù, siamo andati in paese e abbiamo fatto tardi. E ancora una volta ho letto una frase che in questi giorni, Da quando sto portando questa predica il mercoledì, sapete cosa gli ha risposto? Io non vi conosco. Di nuovo, loro erano vergini, si erano mantenute vergini, avevano comunque dell'olio, quindi avevano una relazione con Dio, sapevano che era importante per poter incontrare lo sposo, se no, no?
avevano la luce, una certa verità, ma è una verità che la devi mantenere sempre accesa. Quindi se non ti prepari bene, rischi che quando arriva il problema, proprio perché hai terminato l'olio, non puoi superare la prova. E cosa gli dice Gesù? Andate via perché non vi conosco. Ha detto le stesse cose che ha detto a quelli che sono andati a Gesù. Ha detto: Signore, ma abbiamo guarito nel tuo nome, abbiamo scacciato nel tuo nome, abbiamo predicato nel tuo nome, cioè abbiamo visto i risultati nel tuo nome. Quindi, eppure Gesù dice: andate via, operatori di iniquità, io non vi conosco. Vedete? Allora cerchiamo di fare tutto quanto bene, secondo i canoni di Gesù, perché alla fine non importa quello che dico io o che dice la tua sorella, il tuo fratello, non è quello che conta. Devi imparare a capire cosa pensa Gesù di te, cosa vuole da te, perché alla fine qui noi possiamo non intuire o nascondere, come vuoi, ma quando arriviamo là, se il velo non è aperto, anche per noi ci può essere la parola: io non ti conosco. E tutto il sacrificio, tutto l'impegno, tutto quello che è stato il cambiamento non serve a nulla se non è fatto veramente per Dio, se non sentiamo il sacrificio che Gesù ha pagato per noi, se non smettiamo. La prova del 9 è quello di essere sempre pronti e pagare un prezzo per Gesù. Troppa gente vuole seguire Gesù senza mai pagare un prezzo, no? La gente magari ha timore di parlare o del 10%, ma nel Nuovo Testamento è vero, non c'è il 10%. Quindi sarai contento. Ti posso dire? Ma c'è il 100%. Il 100%. Ma se noi non siamo fedeli nel 10% del tempo, dell'amore, dell'offerta, ma figuriamoci se possiamo dare il 100% a Dio. Però nel Nuovo Testamento è il 100%, perché il 10% era nella legge, ma questa grazia è il 100%. Gesù ha dato tutto se stesso per liberarci e per benedirci. Ecco perché, no? Noi stiamo pregando per le persone e le persone ricevono istantaneamente. Perché? Perché Gesù ha preparato ogni cosa, ha dato il 100% e lo ha dato ad ognuno di noi. Quindi io vi incoraggio, nelle cellule, a casa, nell'ambiente di lavoro, pregate più volte, fin quando la guarigione avviene, ok? Non mollate, confidate nello Spirito, nella parola, nella autorità, nella fede. Se tu hai fede, deve accadere. Non trovare giustifiche, ma forse ha peccato, ma forse c'è la maledizione generazionale, ma forse è la spina nel fianco, no? Non è così, tu devi pregare e basta, finché accade, confida nello Spirito Santo. Quando ha detto agli apostoli, gli apostoli hanno detto a Gesù dopo: Padre Gesù, perché non l'abbiamo guarito quel bambino? E lui risponde: perché siete increduli. Infatti ribadisce: se voi avreste fede quanto un granello di senape, avreste addirittura spostato la montagna. E poi ribadisce: questi demoni vanno via con preghiera e digiuno. Ma non sta dicendo che è il demone che va via. Sei tu che devi pregare e digiunare per vincere quei demoni. Ok? Non è che tu digiuni e lui diventa debole. No, no, quando tu digiuni è il tuo corpo che soffre, giusto? Quando noi digiuniamo, cominciamo il freddo, domani digiuno, già ti senti che devi mangiare. Cioè, ma è domani, non è oggi, no? Ti alzi la mattina, ma no, così arrivo stasera. Magari il giorno prima sei uscito di casa e hai mangiato la sera perché ci avevi da fare e non hai bevuto manco l'acqua, ma siccome devi digiunare, è lì, vedete la carne? Si fa subito, la riconosci subito la carne, no? Ma quando tu digiuni, la carne comincia a indebolirsi. E cos'è che si alza? Lo spirito. Quando sono debole fisicamente, sono forte spiritualmente. Allora, quando tu incominci a digiunare,
e a pregare, allora tu vedrai delle vittorie meravigliose. Troppa gente vuole avere risultati senza mai digiunare, senza mai pregare, senza mai ubbidire. Non è così. Questi erano gli apostoli e Gesù gli ha detto: voi non ce la fate perché non credi, perché non hai neanche la fede di comandare. E ribadisce: non ci vuole una grande fede, ci vuole la fede quanto un granello di senape. E poi queste cose, stava dicendo, devi essere preparato, ti devi digiunare, perché devi essere debole nella carne ma forte nello spirito, allora vedrai che nessun demone ti resiste. E a questo ci dobbiamo preparare. Ok? Tra un po' organizzeremo un digiuno di più giorni affinché la carne muore. Ok? Il seme che muore porta frutto. Il seme che è vivo non porta frutto. Quando tu butti il seme nella terra, muore. E quando è morto, allora incomincia a germogliare. Ecco perché se noi siamo vivi è perché Gesù è morto per noi. La nostra vita viene dalla morte di Gesù. E se noi facciamo morire la nostra carne, Gesù risplenderà. Se tu vuoi iniziare a vedere ancora di più di questi 2 mesi, 3 mesi che abbiamo fatto nella potenza di Dio, io ti consiglio, incomincia a digiunare, incomincia a partecipare ai digiuni di chiesa, dove tu mortifichi la tua carne e dove vedrai che spiritualmente salirai ancora più in alto e vincerai ogni debolezza, ogni peccato, ogni malattia, ogni demone. Amen? Amen. Se mi portate la cena del Signore... Facciamo tutti insieme. Vabbè, intanto facciamo la cena, poi possiamo anche suonare dopo, non è un problema. Mentre adesso prepariamo la cena, che è il pane azimo, con un po' d'olio, un po' di sale, ma niente lievito, sono pezzettini perché non ho potuto farne molto, sia ben chiaro. Di regola lo deve fare solo chi è battezzato, ok? Perché ha accettato il Signore e quindi deve muoversi in questa direzione. Là dice, quando fate la cena del Signore, vi radunate, e là era un pranzo, no? Non era solamente il pane, stava dicendo, esaminate bene voi stessi, tanto da non mangiare e bere la vostra condanna. In quello che c'è, vieni qua, non vengo là io. Ok, fate uno e uno come gli sposi, uno di qua, uno di là. Ok, grazie. Quello che dobbiamo fare, come dice la parola di Dio, esaminate voi stessi. Quindi prendiamo qualche minuto adesso, chiudi pure i tuoi occhi. A casa, chi ci segue, puoi prendere del pane, del vino, e se senti di far parte del corpo di Cristo, sei già battezzato, ma anche da solo in casa, con la tua famiglia, lo puoi fare, prendi un pezzo di pane, anche se non è azimo, perché non è questo, questo è solo per ricordare cosa facevano loro, no? Infatti Gesù ha detto, fate questo in memoria di me. Il pane rimane pane, il vino rimane vino. Non esiste nessuna transustatazione, cambiamento della sostanza, no, no. Quello che deve cambiare è il nostro cuore, l'atteggiamento verso Gesù. E Gesù, quella notte, prese il vino, il calice, rese grazie a Dio, cioè le ha detto, Padre, io ti ringrazio per questo calice, perché lui non vedeva il vino, ma vedeva il sangue che lui doveva andare a versare. Quindi quando ha fatto quella santa cena, lui sapeva già che doveva morire. Questo è il mio calice offerto in sacrificio per voi. Stava già annunciando, io sono pronto per morire. Ecco cosa dobbiamo vedere in questa cena. Che Gesù, quella sera, mentre noi adesso lo mangiamo tra di noi, è lui che l'ha preso e l'ha dato ai suoi. Ha detto, questo è il mio sangue offerto in sacrificio per voi.
prendete e bevete, ok? E poi ha preso il pane, l'ha spezzato e ha reso grazie. Padre, io ti rendo grazie perché questo pane rappresenta il mio corpo. Dalla stessa pagnotta, cioè un solo pane viene spezzato perché tutti ne possono mangiare. Quella sera lui e i suoi 12 erano lì a tavola. Immagina che lui si alza, prende questo calice e dice: Padre, grazie di questo vino che rappresenta il mio sangue offerto in sacrificio per loro, cioè per noi. E poi ha preso il pane e ha detto: Padre, ti ringrazio per questo pane perché rappresenta il mio corpo offerto in sacrificio per voi. E poi le ha detto: questa è l'ultima volta che io lo mangerò, fate questo in memoria di me. Quindi in ogni parte del mondo dove si mangia il pane, il vino, ci si ricorda di Gesù Cristo. Però la cosa importante è che tu adesso possa prendere un attimo e dire: Signore, io mi pento dei miei peccati, dove sono stato disobbediente, dove ho contaminato la mia anima, il mio corpo. Ti chiedo di perdonarmi per la rabbia, il rancore, la gelosia, l'invidia, la critica, il giudizio, tutto quello che può rovinare anche la comunione in casa, in chiesa, nella cellula. Io ti chiedo perdono. Non voglio che niente di questo impedisca di essere benedetto, perché ha detto in Corinzi, dice: ogni volta che mangiate e condividete il mio corpo, esaminate attentamente, perché se non lo fate, dice, ed è per questo che molti di voi sono morti e molti di voi si sono ammalati, perché hanno mangiato senza riconoscere il corpo di Cristo. Quindi se non vuoi, non sei obbligato a farlo. Non fare come la Chiesa Cattolica, che tutti vanno, lo prendono. Non è così. Tu sai quanto stai chiedendo perdono, quanto hai smesso di peccare, quanto vuoi cambiare veramente. E se tu lo fai di cuore, benvenuto. Perché Gesù vede il cuore, non sono io che lo devo vedere. Per questo, Signore, noi benediciamo questo vino che rappresenta il tuo sangue. Benediciamo questo pane che rappresenta il tuo corpo e ti ringraziamo perché noi ne vogliamo fare parte e vogliamo crescere, migliorare nell'obbedienza, nell'amore, nella verità. Benediciamo tutto questo nel nome di Gesù. Amen. Adesso loro passeranno, prendete e aspettate che lo mangiamo insieme, ok? Voi di là, fate prima una fila, poi l'altra. Andere bere che interesse, andere bere che... Fate anche una fila di qua e una fila di là, non andare subito dietro. Partite davanti verso dietro, prima fila, seconda fila, anche a destra, Michele, da questa parte. Tutta la fila, se no saltiamo. Man mano andiamo dietro. Fate una fila alla volta, ok? Prima tutta... Se lo vuoi, ti senti parte del corpo, hai preso un impegno con la Chiesa, soprattutto con la Chiesa, con Dio. Se non ti senti a posto, non vuoi farlo, non sei obbligato. Per tutti gli altri, chiudi i tuoi occhi, incomincia a pregare. Ricorda che rappresenta anche il sacrificio di Gesù, il passaggio. In realtà l'agnello di Dio si è sacrificato perché noi fossimo salvati, benedetti, guariti. Non è la cena di Pasqua, noi possiamo farlo tutte le settimane, nella cellula, possiamo farlo anche tutti i giorni, eh? Non c'è che la cena del Signore si fa solo la domenica, assolutamente. Quello che conta è che con chi lo fai, tu riconosci di far parte della stessa Chiesa, dello stesso corpo. È una benedizione, è un onore. Vuol dire aver smesso di peccare, vuol dire seguire Gesù, ammettere di aver bisogno di Lui. Quindi prendilo con gratitudine. Grazie, Signore. Benediciamo questo pane
Benediciamo questo vino che rappresenta il sacrificio che tu hai fatto per noi. Andera Sara Bara Kentere Bere Kentere Dede. Ancora qualche istante, che lo prendono anche quelli che stanno dietro con i bambini. Vieni, Signore. Vogliamo benedirti, vogliamo riceverti nel nome di Gesù. Ashara Bara Kentere Bere Kentere Sentere Bere Kentere Sentere. Sarebbe bello farlo spesso. Prendiamo un impegno con Dio, quello di amarci, di incoraggiarci, come fa Gesù con noi, no? Di trovare il lato buono, positivo, ce ne abbiamo tutti, ce n'è per tutti, giusto? Aspettiamo che viene il servizio d'ordine di qua. Ci siamo? Ci siete? Ok. Signore, grazie. Benediciamo nel tuo nome sia il pane che il vino e la vera comunione, il vero amore che ci accomuna come non mai. Così come c'è la doppia unzione, vogliamo un doppio amore tra di noi quest'anno per fare la differenza in tutto ciò che faremo. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ti ringraziamo, Padre, perché possiamo fare quello che tu ci hai ordinato. Perché lui ha detto: fate questo in memoria di me. Questo vuol dire ubbidire a Dio, fare le cose che ci chiede, no? Amare, pregare per gli ammalati, predicare il Vangelo, dimostrare la comunione, fare la cena del Signore. E se noi lo facciamo come Lui ci dice, noi siamo stati benedetti. Qua, prego, Sergio. Come dice, no? Se lo facciamo nel modo sbagliato, ci ammaliamo. Se lo facciamo nel modo giusto, guariamo. Per questo, Signore, grazie per ognuno di noi che rappresenta la famiglia, la comunione. Benedici che questa Pasqua possa essere un altro passaggio nella maturità spirituale, nella comunione, nell'evangelizzazione, che possiamo veramente legarci l'un con l'altro e cominciare a fare la differenza. Ti chiedo di proteggere, benedire ogni membro di questa Chiesa, che possa custodire, crescere, sviluppare, portare i propri figli al Signore. E veramente ringraziamo Dio che il peccato non ha più autorità su di noi, e se non ce l'ha il peccato, non ce l'ha nemmeno il diavolo. Per questo ti ringraziamo nel nome santo di Gesù. Grazie, Padre. Alleluia. Adesso vogliamo fare la nostra preghiera per l'offerta.